Magari farà l'umile Adriano Galliani, però cerchiamo di farci spiegare come ha fatto da 70 milioni a 24 e prendere un giocatore così importante per così pochi, fra virgolette, soldi. È quello che ci chiediamo tutti. Ma non sono pochi soldi, sono tanti soldi, non sono pochi soldi. Comunque sono assolutamente 24. No, la cosa più difficile è stata il primo anno in prestito gratuito. Quindi fortunatamente non impatta nel nostro bilancio del 2010 perché è in prestito gratuito e poi impatterà per i 3 anni successivi. No, ma a questa cifra va aggiunto un salario importante. Beh, io ho fatto del mio meglio e alla fine abbiamo trovato questa soluzione che è una soluzione credo buona per il Milan. E voglio, da tifoso del Milan, perché io non sono solo l'amministratore legato al Milan, sono soprattutto un tifoso del Milan, voglio ringraziare il presidente Berlusconi perché è ancora denaro che viene immesso dal presidente Berlusconi nelle casse sociali, quindi io credo che i nostri tifosi debbano essere grati al presidente. Noi siamo curiosi, vogliamo sapere tutti i retroscena, ce ne racconta almeno uno che vale la pena di essere raccontato. Questa trattativa, ci ha detto Raiola, essere iniziata nell'ombra 4 mesi fa. Sì. No, ma a me non piace raccontare, poi faremo il libro, lo sai, ma più avanti. Adesso credo che le operazioni perché vanno più facilmente in porto se sono fatte affari spenti e nel silenzio. Quindi io stavo zitto per tutta l'estate e poi alla fine, quando i tempi sono maturati, abbiamo cercato di fare l'affondo che è riuscito fortunatamente. Io sono felice, credo che tecnicamente ci dia molto perché è un giocatore molto importante, io non voglio fare l'allenatore di calcio, ma mi sembra che si sposi perfettamente con Pato e con Ronaldinho. Credo che il Milan adesso sia a livello tecnico delle prime d'Europa, delle prime 3, 4, 5 squadre d'Europa, quindi ritorniamo nel nostro ruolo abituale di squadra che compete per vincere in Italia e soprattutto in Europa. Lei in passato si è divertito anche a dare delle definizioni ai vari attacchi del Milan. C'è una definizione per Pato, Ibrahimovic e Ronaldinho? Bella questa, ci penso, ma comunque è un attacco, direi che ci siano tante bollicine, mi sembra un attacco molto, lo paragonerei allo champagne. Da tifoso mi sa che lei non riuscirà a tenersi durante le partite, siamo abituati a vederla, però lei ci raccontava delle cose lontane dalla telecamera a Barcellona che non ripetiamo, però ha detto che si divertirà molto, e mettiamola così. Mettiamola così. No, sono stati 4 giorni durissimi perché io poi passavo dall'euforia alla tristezza, c'erano dei momenti in cui pensavo che non si sarebbe fatto niente perché era molto difficile, obiettivamente adesso non è il caso di autocelebrarsi, però c'erano molte difficoltà, ogni cosa che facevi c'era una contromossa, insomma è stata complicata, ma evidentemente l'esperienza aiuta e quindi 25 anni di campagna e acquisti hanno qualcosa sono serviti. L'idea com'è venuta? L'idea, non lo so. Grazie ad Adriano Se non lo Galli. so, non rispondo. Avevo capito benissimo il concetto.